One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. In televisione va di moda la cucina. Abbiamo ricette quasi a ogni ora, in ogni formato e in ogni tipo di canale. Questa pratica in Italia c'è sempre stata, ma negli ultimi anni ha preso il sopravvento nei palinsesti. Eppure, questo modo di declinare la cultura culinaria in televisione affonda le radici negli Stati Uniti. La questione potrebbe sembrare paradossale per un paese come il nostro che ha la cultura del cibo nel proprio DNA. Eppure, in America, le ricette in TV sono sempre state un must. I cooking show hanno accompagnato l'evolversi della programmazione televisiva nel corso di questi decenni. Certo, adesso assistiamo a messe in scena più evolute, che sono simili a quelle del nostro paese, ma in America ci si rifà proprio a una tradizione consolidata. Anzi, si deve proprio al successo di una signora, Julia Child, l'invenzione delle ricette sul piccolo schermo. Chi era costei? È bene farsela questa domanda perché il suo nome non è esattamente popolare nel nostro paese. Il film si intitola Julie and Julia e questa signora è un'ex diplomatica, ha infatti lavorato nei servizi di intelligence e ha sposato un uomo che faceva il suo stesso lavoro. La coppia ha vissuto molti anni all'estero, in varie parti del mondo, nelle quali Julia Child ha assorbito molto delle culture locali, in particolare sotto il profilo culinario. Una passione che ha approfondito nel suo periodo francese, iscrivendosi alla prestigiosa scuola Cordon Bleu. Io lo potrei fare un blog. Io di pensieri ne ho. Scrivi un blog sulla cucina? Io non sono una vera cuoca come Julia Child. Julia Child non è sempre stata Julia Child. E se andassi a una scuola di cucina? Bonjour! Il progetto Julie barra Julia. Proverò tutte le ricette del libro di Julia Child. 365 giorni, 524 ricette. Sto rischiando la salute per un compito folle. È una follia? Sì. Passione che, una volta rientrata in America, ha trasferito in un voluminosissimo libro di ricette. La donna viene invitata in una trasmissione televisiva per parlare del libro e successivamente viene sollecitata a una dimostrazione delle sue capacità cucinando un omelette. L'esperimento ha un tale successo che le viene proposta la conduzione del primo cooking show nella storia della televisione. Per i successivi 30 anni cura una rubrica nel popolare show del mattino per la rete ABC Good Morning America, diventando praticamente un'istituzione per la cultura americana e ottenendo riconoscimenti importanti da parte del governo americano e di quello francese. La storia della vita di questa signora è stata perfettamente sceneggiata da Nora Ephron, che per l'occasione si è concentrata anche sulla figura di una Giulia più contemporanea, colei che sarebbe poi diventata una scrittrice e blogger di successo. Julie Powell. All'inizio di questo racconto, la Powell è in crisi creativa a seguito di alcune scelte sbagliate, quindi si appassiona alla figura di Julia Child e al suo noto libro di ricette. Decide così di riprodurre fedelmente tutti i piatti proposti. Praticamente assistiamo a due racconti paralleli che metteranno a confronto due esistenze lontane nel tempo, ma molto vicine sotto i profili della passione e degli accadimenti. A dare il volto a questo gigantesco personaggio della cultura americana c'è un altro gigantesco personaggio come Meryl Streep, che per questo ruolo conquista un Golden Globe, contornata da Stanley Tucci, Amy Adams, Chris Messina. Tutti diretti con il tocco leggiadro di Nora Ephron dietro la macchina da presa, la quale ancora una volta si regala un episodio cinematografico molto importante. Infatti, in questo caso, parliamo di un vero e proprio pezzo della storia culturale americana, riletto però secondo la sua visione della vita, in grado di regalarci un paio di ore di purissima evasione. Julie and Julia è disponibile su Netflix. Fazzoletti 1 su 5. Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché Meryl Streep ha creato per questo personaggio una voce solare e una personalità molto ingombrante. Buon divertimento!